Saranno i PM Baresi, Silvia Curione, Lanfranco Marazze, i primi testimoni dell'accusa nel processo davanti al Tribunale di Potenza nei confronti dell'ex procuratore di Trani e poi di Taranto, Carlo Maria Capristo, imputato per tentata concussione, falso in atto pubblico e truffa aggravata. Dopo due rinvii a ottobre e a dicembre 2020 per motivi di salute dell'imputato e la Costituzione del Ministero dell'Interno come parte civile, in aula ieri si è formalmente aperto il dibattimento con l'ammissione delle prove e la fissazione del calendario delle prossime udienze per la trascrizione delle intercettazioni e per l'audizione dei primi testi. L'ex procuratore è accusato di presunte pressioni sulla PM barese Silvia Curione che era in servizio a Trani quando Capristo era a capo di quell'ufficio, secondo l'accusa in concorso con l'ispettore di polizia Michele Scivittaro, la cui posizione è stata però stralciata perché ha patteggiato la pena un anno e dieci mesi di reclusione, e assieme ai tre imprenditori di Bitonto Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, imputati. Capristo avrebbe tentato di indurre la PM Curione a procedere in sede penale contro una persona che gli imprenditori avrebbero infondatamente denunciato per usura in loro danno. I primi due testimoni chiamati dall'accusa il prossimo 19 aprile saranno proprio la PM Curione e il marito Lanfranco Marazzi, anche lui adesso PM a Bari, ma in servizio a Taranto quando Capristo era diventato, dopo Trani, capo della procura ionica.